sindaco Dario Tallone, la Novara Fossano non è soltanto il giorno della tappa, ma è tutto il programma che avete presentato questa mattina, un programma molto ricco che coinvolge tutti trasversalmente. Credo che sia questa la grande vittoria. È una grande vittoria anche perché, insomma, avere un arrivo a Fossano, ma soprattutto è l'unica tappa della provincia di Cuneo, è una cosa importantissima. Sì, facciamo conoscere con questa tappa, riusciamo comunque a far conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti, le nostre eccellenze soprattutto. Eventi collaterali in effetti ne facciamo parecchi, tutto il mese di... iniziamo adesso a marzo, tutto il mese di aprile e il mese ovviamente di maggio. Eventi collaterali che coinvolgono soprattutto i nostri ragazzi, i nostri bambini, perché è vero, tutti sanno magari andare in bicicletta, però vogliamo avvicinare il più possibile a questo sport, a questo spettacolo che, come dice il presidente Cirio, è uno dei pochi sport dove non si paga il biglietto. Assolutamente. Da primo cittadino, qual è l'orgoglio, la soddisfazione di vedere arrivare la carovana rosa nella propria città? Sì, come ho detto, sono 190 i paesi collegati, vedere la carovana rosa arrivare in città sicuramente come organizzazione, insomma, è un'organizzazione abbastanza difficile, anche perché noi, proprio come ha detto Silvio, abbiamo la fiera patronale di San Giovenale che è combinazione proprio quel giorno, quindi non possiamo farci nulla. E sì, l'organizzazione è dura, però so che, insomma, tutti quelli che si stanno avvicinando al mondo organizzativo si stanno comportando in modo professionale, anche perché sono tutta gente esperta. Proprio in questo caso qua adesso voglio ringraziare soprattutto le forze dell'ordine, in primis perché saranno loro a garantire l'ordine pubblico, che non è mai scontato, ma soprattutto i nostri volontari, che l'esercito di volontari che abbiamo la fortuna noi fossanesi di avere, garantirà anche loro ovviamente la piena sicurezza della manifestazione.